Effetto Draghi anche in provincia di Pescara. Le parole del Premier, il via libera, il Green Pass obbligatorio hanno fatto aumentare le prenotazioni per le vaccinazioni in modo esponenziale. A parlarne il referente per la campagna vaccinale della ASL di Pescara, il dottor Rossano Di Luzio. Sì, c'è stata una grossa richiesta, abbiamo messo a disposizione 3.500 slot per nuove dosi, queste slot sono a cavallo del giorno di Ferragosto, quindi la settimana prima e la settimana dopo. Di questi 3.500 dosi già la metà è già stata occupata e speriamo nei prossimi giorni di riempirli. È possibile dire in percentuale quante prenotazioni ci sono state in più rispetto alla media di prima? Ma diciamo che le prenotazioni erano pressoché terminate. La richiesta del Green Pass per nuove attività, per svolgere, per andare a concerti oppure per andare presso i ristoranti, ha sicuramente rivitalizzato la richiesta di vaccinazione. Voi avevate pensato anche a vaccinazioni notturne o camper, ma a questo punto, per evitare assembramenti, ci avete ripensato? Sì, visto l'elevato numero di richieste, abbiamo pensato di non effettuare più queste forme di vaccinazione perché prima dovevamo incentivare le persone, adesso le persone sono già state incentivate, con il Green Pass. Mediamente in generale si può parlare di numeri, quante prenotazioni in più ci sono state? Guardi, sabato abbiamo avuto 1.500 prenotazioni in una giornata, ieri abbiamo aperto altri 3.500 posti e penso di questi 3.500 posti un terzo è già stato occupato. L'età? L'età sono prevalentemente giovani, 20-30 anni, ma ci sono anche dei minori. Dunque, non ci sarà una battuta d'arresto, cioè le dosi non mancheranno. Beh, in questo momento abbiamo qualche difficoltà con le dosi, riusciamo ad arrivare al nuovo carico di dosi pelo pelo, cioè nel senso che proprio lambiamo come oggi, per esempio stiamo un po' in ansia sul fatto che domani deve arrivare il nuovo carico di vaccini, speriamo che arrivino in tempo per poter continuare senza interrompere la campagna vaccinale. Perché sennò potrebbe esserci un'interruzione. Sì, ci potrebbe essere un'interruzione, di fatto abbiamo rimandato di una settimana già 1.000 prenotazioni perché non avevamo i vaccini disponibili.